Sulle vie della parità si parte da Ariano. Sì, partiamo da Ariano con una serie di iniziative, di convegni, di incontri operativi per offrire ai comuni gli strumenti necessari affinché poi realmente si possa raggiungere l'obiettivo della parità nei luoghi di lavoro. Oggi iniziamo da Ariano con 6 o 7 comuni, poi ci saranno altri raggruppamenti, altri incontri nei prossimi mesi. Ed è, dicevo, operativo nel senso che offriamo gli strumenti per la redazione dei PA o spieghiamo l'importanza di un CUG, quindi ecco, di tutti quegli strumenti che una pubblica amministrazione si deve dotare appunto per garantire la parità di opportunità all'interno dell'ente della pubblica amministrazione.